fatto il suo. Ah, la meraviglia delle langhe. Posto, ci andiamo. Buongiorno amici, bentornati sul canale. Come potete intuire dallo sfondo, siamo un altro evento specialized. Siamo alla Bra Gravel. La figata è che per la prima volta proverò la nuova Diverge STN. Ma adesso andiamo a cambiarci. Siamo proprio in via Principi di Piemonte, in centro. Prima Gravel. Cosa ti aspetti? Ti aspetta di Raida. Più a meno di così si muore. E allora, a meno che non l'abbiate ancora fatto, considerate di iscrivervi al canale. Pulsantino in basso a destra, clic clic clic, è gratis, vi porta via 4 secondi, forse 3, forse 2, dipende quanto siete veloci a fare clic clic clic. E per me vuol dire tanto. Dai che andiamo verso quota 5.000 iscritti. Abbiamo la fortuna di avere una local, Elena. Dove andiamo? Facci vedere. La discesa, vedi là i ciclisti? Sì, tutta quella strada, esatto. Lì, quella andiamo lì che scende, lì, là. C'è la chiesetta laggiù, quel gruppetto di casette di erbetta, là dietro c'è la chiesetta del Barolo. Che ha quale caratteristica? Tutta colorata, della famiglia Ceretto. E soprattutto vengono benissimo i selfie in quella chiesetta. E allora ci vediamo e facciamo un selfie alla chiesetta. Questo è il giocattolino di oggi. Apriamo. L'ammo e siamo pronti per la discesa. Siamo alla Morra. Partiamo verso il discesissimo. Allora, siamo ormai quasi a metà della Gravel, della Bra Gravel Phoenix by Specialized. Siamo partiti a Pollenzo e con un bel su e giù per le Langhe Roero. Adesso siamo alla Morra. E finalmente scendiamo. Il cartolino di oggi che vi ha dato Specialized per l'occasione è la Diverge, l'ultimo modello, che ha due caratteristiche. La prima è che è ammortizzata davanti con la cartuccia Fetoshocks 2.0, che è quella che avevo nella Creo, per intenderci. La seconda è che è ammortizzata anche dietro con un meccanismo particolare. Ha una cartuccia idraulica e poi un sistema che vedremo meglio a fine giro quando faremo il bike check, che fa flettere il tubo della sella. Prima sensazione un po' strana, sembra quasi di avere il telaio rotto, poi quando ci si abitua non è male. La cartuccia ha tre posizioni, diciamo salita, trail e discesa. Salita è quasi chiusa, flette leggermente, in discesa invece completamente aperta, e per la gravel devo dire bella, una bella trovata, anche perché a differenza di una mountain bike, questo tipo di meccanismo ha due vantaggi. Il primo è che è studiato per ammortizzare mentre si pedala, quindi col sedere sulla sella e si sente proprio che lavora quando sullo sconnesso, ed è una bella sensazione. La seconda è che quando ci si alza in piedi, la sensazione è quella di una bicicletta normale, ovviamente, perché l'eraggio funziona sul canotto della sella e quindi sollevando il peso dalla sella il meccanismo non viene attivato. Questo allestimento, copertoni da 42 che su questo ghiaiettino mi danno un po' più di
tranquillità. Adesso andiamo giù in picchiata verso la chiesetta colorata. Bella pendenza del 14%. Per fortuna facciamo in discesa. E via sul viaggismo, pronti per il selfie. Allora, si è fermato nessuno per il selfie. Viva, neanche un selfie, ma che gente siamo? Ma io non capisco. E quando si pedala, diciamo, ad alta velocità, non è questo il caso, ma... si sente proprio quasi come se il telaio flettesse. Una volta che ci si abitua non è male come sensazione, soprattutto appunto su fondo ghiaioso con un po' di buchette. Poi ovviamente su asfalto, come in questo caso, soprattutto in salita, si chiude. È la sensazione quella di una bici normale. Stai parlando da solo? Sì. Posto, possiamo andare. No, grazie, come se ho quella dell'anno scorso. Oh, finalmente un po' di salita, come sono contento. Ah, la meraviglia delle Langhe. Qua riapriamo tutto. Siamo più o meno a metà del giro. Pedalo solo per il ristoro. Come filosofia di vita. Comunque volevo dirvi che lui è Fabio Aru. Quello non l'ha messo lì, ma si è perso il mare. Lì, esatto. Silvio, la mia Creo ha qualcosa che non va. Cos'è secondo te? È non è accesa, sto attento. Ma non trovo pulsante. Cerca, cerca. Magari sto pezzo qua di serve. Mi piaceva l'idea di avere il motore. Garu mani basse, via. Vabbè, ho d'altronde, se non lo fa lui. Vela! Ma sei fuori, ma va piano! Sempre bella la salita, senza motore. Qua sempre tutto chiuso e appunto anche seduti sulla sella a spingere in salita non si avverte la flessione. Adesso qua che andiamo sul gravel, apro e la situa cambia. Oh, finalmente della discesa. Andiamo a divertirci un po'. Due mani sul manubrio. Qua, pedalare sullo sconnesso, seduti con, chiamiamolo ammo, aperto, senti proprio come lavora. Molto più comfort, ma anche molto più stabilità di guida. Quasi da star seduti anche qua, discesa, è vero che non è una discesa da mountain bike, però diciamo in una bici normale non sarei stato seduto. E qua chiudo di nuovo e soffro. Qua è come lavora quando è chiuso, flessione minima, e così è come lavora tutto aperto. Si sente la differenza, c'è profumo di ristoro, ma a quanto pare bisogna guadagnarselo.
dall'aria delle fighe. Che meraviglia che sta dando! Facendo tutto col sedere sulla sella. Dai che dopo la curva spiana. No, spiana veramente. Fin qua mi è piaciuta veramente tanto sia la Brabra Gravel, ma di questo ero sicuro, ma la Diverge. Una bella sorpresa. Veramente un'altra bici che secondo me segna una pietra miliare. In questo caso nel gravel. Eccolo, l'arco di trionfo. Ale, 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 ale. Ristoro, ale. È finito tutto. Non dire così. Oh, salsiccia, acciuga al verde, salame, acciuga al verde, salsiccia. Toma. Allora. Questo sì che è un ristoro. Questo è un ristoro. Ristoro finito. Partiamo con gli ultimi 10 km e 140. Bello, Ghiaino. Problemi, 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 problemi. Abbiamo bucato. E non abbiamo la pompa. Purtroppo la mia Brabra Gravel finisce così mestamente camminando a bordo strada a causa del buco. Aspetto l'ammiraglia Specialized che venga a raccattarmi e poi ci vediamo al traguardo. Per la cronaca mancano 3 km. Gara finita. Con qualche imprevisto nel finale, comunque l'abbiamo risolta alla grandissima. Come si può vedere, siamo tornati al parco Specialized. Adesso andiamo a vedere da vicino la Diverge SRT con la quale ho fatto la Brabra Gravel. Ed eccola qui, la mia Diver, nata in tutto e per tutto per essere una bici gravel con il solito spirito Specialized, Innovate or Die, che era slogan degli anni 90-2000. Innovate or Die perché? Perché ha delle soluzioni veramente, veramente innovative. Di fatto è una bici da gravel, biammortizzata, ma sui generi. Il concetto alla base di questa bici è isolare il rider dalla bicicletta e tenere la bicicletta connessa al terreno. Come si fa? Attraverso due soluzioni, la cartuccia Future Shock all'anteriore e questa al posteriore. Che cos'è Future Shock? Se avete visto il video della Creo SL probabilmente ve lo ricordate, è una sorta di ammortizzatore a molla, escursione di 2 mm e serve di base ad ammortizzare le vibrazioni che arrivano dal terreno verso l'alto e quindi isolare le mani del rider. Mentre la vera novità di questa bicicletta è questo sistema, che è una sorta di ammortizzatore posteriore che però funziona in modo completamente diverso rispetto ad esempio alle mountain bike. Qua dentro c'è una cartuccia idraulica all'interno della quale agisce questo cilindro che è fissato al canotto sella. Allora, qua sopra troviamo una levetta, diciamo, analoga a quella che degli ammortizzatori da mountain bike, a tre posizioni, aperto, semi aperto, quindi propeller e chiuso. Come funziona? In questo modo, quindi vedete che a differenza di una mountain bike il telaio rimane rigido e quello che flette è il tubo sella. Ovviamente non si poteva agire direttamente sul tubo sella perché probabilmente ci sarebbero stati danni al telaio, quindi in realtà il tubo sella è inserito all'interno di un altro elemento che si chiama frame post, il quale a sua volta è inserito all'interno del telaio. Ed è proprio questo che aiuta il sellino e il tubo sella a flettere. Ogni bicicletta ha in dotazione due diversi frame post. Qua vedete ci sono due indicazioni numeriche che indicano la rigidità di flessione.
E quindi andando a ospitare ovviamente la sella e ospitare questa vite sul telaio, si può ruotare il frame post andandola a impostare, in questo caso su 35 oppure su 43, quindi più alto il numero più rigidità ha il frame post. Questo vuol dire che con ogni bicicletta ci sono quattro diverse impostazioni. In più nell'aftermarket si possono comprare altri 7 frame post. Questo ovviamente per fare un fine tuning perfetto per ogni rider. La trasmissione invece è affidata a uno SRAM AXS, quindi il concetto è quello della mountain bike, monocorona, ovviamente qua è molto più grande, sono 40 denti, e dietro un 1x12 che arriva fino al 52, wireless. E introdotta nella Stan Jumper di 4-5 anni fa, anche la Divergent ha lo sportellino che permette di accedere all'interno del tubo obliquo, all'interno del quale è possibile mettere camera d'aria, pompetta, eccetera. Questa impostazione di ammortizzazione consente di avere ovviamente molto più spazio all'interno del triangolo, quindi si possono avere fino a 2 borracce, classico multi-tool specialized, e poi in realtà è una bici sì gravel, ma pensata anche per fare bikepacking. Queste brugole consentono di aggiungere una borsa, così come queste predisposizioni sui poveri della forcella. E qua la vediamo, oltre che pulita, anche con l'impostazione bikepack. I freni naturalmente sono idraulici, SRAM anche questi, sia all'anteriore che all'esteriore. La sezione delle gomme, ve l'ho detto mentre pedalavo, è 42. Queste sono le Tracer Krypton, quindi ideate per essere scorrevoli su asfalto e avere grip sul gravel, sul fuoristrada. Bene, abbiamo visto la Diverge sia in azione che da ferma. Devo dire che mi è piaciuta veramente molto, come raccontavo pedalando, ti aiuta veramente a isolarti dalle vibrazioni e dalle asperità del terreno. E su strade bianche, ghiaia o anche abbiamo visto sentieri che erano un po' quelli della mountain bike di 20 anni fa, devo dire che si comporta egregiamente. E allora nel frattempo è scesa la pioggia, spero che questo video vi sia piaciuto così quanto vi è piaciuto a me, sia la Brabra Gravel, sia il ristoro, sia tantissimo la Diverge SRT. Se così è, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ci vediamo alla prossima.